Termovalorizzatore sì, termovalorizzatore no. Continua il braccio di ferro a distanza tra il governatore Stefano Caldoro e il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano per stabilire la modalità più opportuna per smaltire i milioni di ecoballe della discarica di Giugliano. Un business di milioni di euro che fa gola alla criminalità organizzata. Quella del termovalorizzatore non è stata una nostra scelta, ma una prescrizione impostaci dall'Europa. Così motiva la sua posizione il presidente Caldoro. L'impianto può partire, visto che è un progetto di finanza, quindi un investimento privato, non è a carico dei cittadini, e per partire deve avere la certezza del conferimento, quindi deve sapere che cosa deve bruciare, quindi su questo deve avere la certezza di chi è la proprietà delle ecoballe. Però sicuramente è un'emergenza, ci viene chiesta dall'Europa e dobbiamo intervenire rapidamente. Si dichiara disponibile ad ogni modo il governatore a discutere ad un tavolo tecnico scientifico senza pregiudizi eventuali alternative, purché credibili e condivise da tutti. Dalla sua parte il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, convinto che chi pensa, anche in buona fede, che il termovalorizzatore non sia la strada da seguire, produce un danno alla collettività, pari a chi ha disseminato le ecoballe sul territorio. Metodi alternativi ecosostenibili invece propone il numero 2 di Palazzo San Giacomo, Tommaso Sodano. Io ritengo, come il ministro Prestigiacomo, che su Giugliano bisogna studiare ed avere la certezza che la soluzione che si intraprenderà, visto che è uno dei problemi più seri che tutta la politica e tutte le istituzioni dovranno affrontare nei prossimi anni, trattandosi di 8 milioni di tonnellate di rifiuti, bisogna scegliere la strada migliore dal punto di vista tecnico e scientifico, nel rispetto della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente. Quindi io non credo che una soluzione che debba durare 30 anni per bruciare quelle ecoballe sia la migliore soluzione. Una soluzione giurassica, la definisce Stefano Leoni, presidente del WWF Italia, quella di ricorrere all'incenerimento come tecnica di smaltimento dei rifiuti. Una corretta politica di gestione del ciclo integrale, come ci chiede anche l'Unione Europea, deve prevedere invece un programma di prevenzione con la riduzione della produzione dei rifiuti, un sistema di riciclaggio e la raccolta differenziata.